Ciao a tutti ed eccomi con questa grande sfida, una grande proposta dove ci vuole coraggio. Ho pensato di proporre di lanciare questa sfida per 10 giorni per quelli che hanno coraggio. E ripeto, ci vuole coraggio. Spesso per l'essere umano è più facile sfidarsi in qualcosa dove ci vuole la forza, invece qui viene richiesto il coraggio. Perché, come hai visto dal nome della sfida, è proprio rivolgere lo sguardo verso ciò che c'è e non più verso ciò che non c'è. Da dove è nata questa sfida, questa proposta? Vedo dalle persone che arrivano negli incontri individuali, nei gruppi dove insegno Qigong, meditazione, ed è sempre la difficoltà più grande di vivere con quello che c'è in questo momento, nel presente. Perché la grande sofferenza viene solo da un'idea che appartiene al passato oppure al futuro. Mi arrivano tante persone anche che hanno praticato meditazione per anni, solo che nel momento che sono lì, nello stato meditativo va bene, quando escono invece dalla meditazione, quindi nella vita reale, lì falliscono, se posso utilizzare questa parola, rientrano sempre in questa corsa della mente. E quindi la difficoltà di essere nel qui ed ora, nel concreto, nel reale, nella vita, perché la vita è solo in questo istante. Perché devi sapere che la meditazione non vuol dire isolarsi e stare in una postura vicino a un muro, in una stanza buia, con delle belle candele, luci offuscate e così via. La meditazione proprio ha nella sua parola il medium, cioè uno stato medio di in mezzo, di neutralità, uno stato dove non sei né in futuro né in passato, proprio questo stato zero, se possiamo dire, questo stato di neutralità. Ed è la cosa più difficile rendersi conto quando si è andati oltre questo stato zero. Come praticare, come fare? Allenarsi sempre di più in ogni istante, ad essere nel qui ed ora. E per questo ho lanciato questa sfida e ti invito di entrare nel gruppo Biogon Group, di pubblicare anche una foto di un qualcosa che tu vedi in questo istante, o un piccolo video di un qualcosa che tu stai facendo in questo istante. Quindi sempre di più per allenare la mente di essere nel qui ed ora, perché non riesci a vivere nel presente, quindi vivi nella grande sofferenza solo perché la mente non è allenata. È una mente un po' selvaggia, una mente non educata. Con questa sfida ti invito di iniziare ad educare la mente, di darle sempre di più queste informazioni del presente. E quindi entra nel gruppo Biogon Group presentando anche le difficoltà, dove potrò accompagnarti per queste difficoltà, oppure sarà anche il sostegno del gruppo. Quindi pubblica una foto per 10 giorni, un tuo pensiero, una tua difficoltà, un piccolo video di come stai proprio ora facendo qualcosa dove sei pienamente in quell'istante. Io ti aspetto soprattutto per condividere le difficoltà, perché la grande cosa è proprio per questo ci vuole il coraggio, dicevo, perché nascono le difficoltà, quindi riconoscerle, condividerle e da lì è più facile superarle. Ciao, ti aspetto nel gruppo Biogon Group. Buona giornata. Pronti per la sfida?